un raduno internazionale, mondiale, è un po' strano qui a Esino Ario. È una cosa incredibile, questo comune di 850 abitanti che ha vinto l'aggiudicazione del raduno mondiale di Wikipedia a giugno di quest'anno. Quindi siamo molto orgogliosi di questo, come Regione Lombardia. Sono qui per congratularmi con la comunità, ma anche per dire che siamo pronti a fare tutto quello che serve. Abbiamo già stanziato risorse per sistemare la viabilità, però vogliamo valorizzare questo evento che sarà dal 21 al 26 di giugno, perché Esino diventi un punto di riferimento per queste attività, per questo mondo, non solo a giugno di quest'anno, ma da qui in avanti. Lei parlava anche di un progetto innovativo che appunto grazie a questo raduno possa prendere vita. Che cosa si potrebbe fare? Ma ho lanciato un concorso di idee, vediamo, no? La prima cosa che viene in mente è una cosa che però non va tanto bene, cioè fare un museo di queste cose, no? Perché Wikipedia è tutto tranne che un museo, è proprio il futuro, l'innovazione e il cambiamento continuo, mentre il museo è qualcosa di statico. Ma qualche cosa qui di struttura fissa che possa richiamare anche il turismo e che ricordi questo evento che, ripeto, è stato fatto negli anni passati in grandi capitali del mondo e quest'anno viene fatto in un piccolo paese che ha battuto la concorrenza di Manila addirittura, no? E questo merita una grande valorizzazione. Quindi oggi ho lanciato il concorso di idee, ditemi che cosa voi che abitate qui in questo paese, in queste valli, ditemi che cosa vorreste avere per ricordare questo evento e per valorizzarlo, e noi siamo pronti a darvi una mano. Assessore, lei lecchese, sarà particolarmente contento di questa straordinaria iniziativa? Sì, è un bellissimo evento che porterà a Esino più di 1000 persone, quindi faremo conoscere a più di 60 paesi nel mondo il nostro territorio Esino, e poi per questa occasione verrà migliorata anche la strada, e questo è apprezzato per chi la utilizza, ma soprattutto per i tanti ciclisti che pedalano su questa strada, perché sicuramente mettere a posto delle buche, metterla in sicurezza è molto importante. Potrebbe essere un trampolino di lancio per il turismo, per questo territorio? Assolutamente, assolutamente sì. Penso, insomma, ogni volta che mi allenavo su questa strada ho sempre pensato quanto sarebbe stato bello anche organizzare una gran fondo o qualcosa di simile, che è sì un evento sportivo ma di grande attrazione turistica. Un evento internazionale a Esino Lario, l'obiettivo, quello della regione, è anche quello di fare in modo che venga sviluppato il turismo in questo piccolo paesino proprio grazie a questo evento. Beh, certo, è un evento straordinario, un evento di carattere mondiale, un evento che ha visto un piccolo paese di provincia di montagna battere la candidatura di capitali mondiali, e quindi è un evento per tutta la Regione Lombardia e per tutto il paese. La Regione Lombardia quindi ha a cuore questo evento, ma ha a cuore anche che da questo evento per questo territorio possa nascere qualcosa di più, cioè una manutenzione di questa strada che conduce qui per quell'evento, che rimanga invece poi anche dopo e quindi sia fonte di sviluppo per questo territorio. Si è parlato anche di un concorso di idee per creare qualcosa di unico legato a questo evento. Sì, è un evento che ha come base le nuove tecnologie, la connettività, e per cui perché non pensare anche per questa zona a un aiuto per avere delle connessioni wireless veloci, e sicuramente anche su questo progetto faremo la nostra parte e dialogheremo col territorio.